L'assenza di pioggia pesa anche sulle coltivazioni liguri. Se la situazione della nostra regione è parsa fino ad oggi meno drammatica di quella di altre zone d'Italia, che già nelle scorse settimane avevano chiesto al governo lo stato di calamità naturale, il perdurare della siccità genera inevitabilmente conseguenze anche per le tipiche produzioni di casa nostra, ovvero olio e vino. Per le colture irrigue non abbiamo significativi danni, in quanto sia i pozzi che le sorgenti, per ora, nonostante ci sia un abbassamento delle falde idriche, comunque l'acqua per l'irrigazione c'è ancora. Nelle colture non irrigue ovviamente i problemi ci sono, perché come potrà ben capire, ad esempio per le colture foraggere e cerealicole la produzione si sta riducendo, per l'olivicoltura in particolare quest'anno sarebbe stato un anno di carica, quindi una buonissima annata per l'olivicoltura. Purtroppo questo perdurare di questa siccità ci sta mettendo in forte difficoltà e stiamo perdendo un po' di produzione sicuramente. Per quanto riguarda la vite, ad oggi non è ancora possibile esattamente definire il grado di sofferenza delle piante, però sicuramente col perdurare di questa situazione anche quelle soffriranno. Allo stato attuale le aree più danneggiate sono quelle del Savonese e dell'Imperiese, ma anche la zona delle Cinque Terre. In ogni caso, la soglia per poter chiedere anche per la Liguria lo stato di calamità è il danno per il 30% della produzione lorda vendibile. Ma al di là delle legittime richieste di attenzione da parte delle istituzioni per l'immediato, il problema, secondo gli esperti, è attrezzarsi, perché situazioni analoghe potrebbero ripetersi di anno in anno con regolarità, stante un mutamento del clima con una radicalizzazione dei fenomeni ormai evidente a tutti. Io penso che la sfida del futuro sia proprio quella, ragionare sui cambiamenti climatici e, come in questo caso, provare a identificare delle aree idonee per fare degli invasi che trattengono l'acqua d'inverno e possano poi rilasciarla gradualmente d'estate. Queste buone pratiche bisognerà diffonderle in tutta la Liguria, perché non possiamo più sostenere questi sbalzi, questo tempo un po' che fa i capricci e ci mette in difficoltà, e lo farà sempre più spesso.